Ritrasmesso ieri su Mediaset, Viaggi di nozze è un film che definire un classico risulta ormai un eufemismo. L'Italia intera conosce la storia delle improbabili eppure estremamente realistiche nozze delle tre coppie interpretate da Carlo Verdone, Claudia Gerini, Veronica Pivetti e Cinzia Mascoli, che ben raccontano di un paese con i suoi eccessi e i suoi valori. Ecco allora alcune curiosità sul film. Partendo dal fatto che i media lo definirono, a ragione, il film bomba del 95, la pellicola raccolse anche complimenti del grande Alberto Sordi, che restò stupito del talento di Claudia Gerini e al telefono con Verdone gli disse: «Quella Gerini è una forza della natura». Verdone in Viaggi di nozze ha rappresentato la sua vasta galleria di personaggi, solo più cresciuti e sposati, e il personaggio cult di Ivano Vecchiarutti, quello che per intenderci lecca il dito della Gerini perché la fede non entra, voleva essere una rappresentazione del cafone dell'epoca con il suo linguaggio e l'abbigliamento sopra le righe. Per quanto riguarda la frase «O famo strano» che caratterizza tutti i momenti di intimità di Ivan e Jessica, Verdone ha raccontato che in quel periodo sentiva dire spesso «Me sento strano» e lui ha pensato bene di riadattarla ai suoi personaggi, magari un po' eccessivi, ma di certo tra i più simpatici che abbia mai creato.